Bentrovati ragazzi, benvenuti da Manuel, questo è il bar del calcio, partiamo velocemente con la nostra intro. Cara community del bar del calcio, bentrovata, ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video, avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Vi ricordo inoltre che siamo partiti con la nostra raccolta, che ho voluto ribattezzare Meta noi e Meta voi, per andare ad Auronzo di Cadore. Trovate in descrizione, anche in questo caso, in questo video e in tutti i video pubblicati sul bar del calcio, tutte le informazioni necessarie per partecipare qualora lo vogliate fare. Ciao! Ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati a tutti voi. Vi ricordo che in descrizione trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti appunto il bar del calcio. Parto subito a manetta con questo video perché ci siamo un'altra volta. Questo ha riparlato e ha rifatti i danni un'altra volta. A cosa mi riferisco? Ovvio, al nostro presidente Claudio Lotito. Ragazzi, c'è davvero poco da dire, vi metto in sovraimpressione le sue dichiarazioni e poi potrei anche già chiudere il contenuto di sto video. Allora, vi sembra normale che un presidente risponda così? C'è una doppia cosa gravissima in queste dichiarazioni di Lotito, amici miei, una doppia cosa molto molto grave. La prima, ancora una volta Lotito, con un'ingenuità devastante, manifesta la sua incapacità di dedicare del tempo alla Lazio, perché nel momento in cui un giornalista in maniera assolutamente lecita ti chiede del futuro di Camada, tu gli dici semplicemente con una cosa che è devastante per leggerla o addirittura sentirla ascoltare da un tifoso della Lazio, tu gli dici: non ho avuto tempo di parlarci. Ragazzi, a me viene scontato, viene naturale chiedermi, ma la priorità, le tue priorità, caro presidente Lotito, quali sono? Ma soprattutto è evidente che ogni mente pensante giunga alla conclusione che per te, caro presidente Lotito, la Lazio non è la prima delle cose. E io, tifoso della Lazio, dal mio presidente, non accetto questo tipo di comportamento. E questa è la prima cosa grave, perché in realtà dopo c'è la seconda cosa, che forse è più grave della prima, che è proprio nascosta in queste dichiarazioni del presidente. Nel momento in cui dice, voglio dire se ci arrivate anche voi insieme a me, nel momento in cui dice: non ho avuto il tempo di parlarci, che vi viene in mente? Queste dichiarazioni che vi fanno pensare? Che lui doveva parlare con Camada, con un calciatore, per parlare di un rinnovo. Ma la domanda è un'altra che dobbiamo farci. Anzi, la considerazione, nemmeno la domanda. A parlare con Camada per il rinnovo non ci dovevi stare te, caro Lotito, non ci devi stare tu. Questo rientra nelle competenze di Fabiani, del DS, che poi in un secondo momento si interfaccia con te. Ancora una volta, in queste gravissime, perché per me sono gravissime, dichiarazioni di Lotito, che cosa andiamo a trovare? È il fatto che lui non gliela fa a non farsi i cazzi suoi, scusate la parola, ma quando ce vuole ce vuole, non ce la fa a farsi i fatti propri. Deve interferire in ogni tipo di operato all'interno della Lazio, ma soprattutto non lascia margine di manovra all'unico componente della società, perché raga, parliamoci chiaro, l'unico vero componente di questa società insieme a Lotito è uno solo, Fabiani. Pensate un po' come stiamo messi, ecco che vi devo dire, è grave, mi smonta totalmente questa cosa. Non che io non lo sapessi da prima, ragazzi, anche perché già in passato abbiamo affrontato insieme questo argomento, però ragazzi miei, mi cascano le braccia per terra, posso dirlo che mi cascano le braccia per terra, perché ancora una volta io vedo sempre di più
nel 2024 una gestione di una società che definire familiare è poco. Non si gestisce così una squadra di calcio, caro Lotito. Questa è la Lazio, noi siamo la Lazio, ragazzi. Lotito, ma per una volta ti metti davanti lo specchio e cerchi di capire quanto è grande la Lazio per la sua storia, quantomeno, che va assolutamente gestita in un altro modo. Una società gestita da due persone. Qualcuno ci ha riso sopra, ma guardate che è vero che prima di pagare bollette serve l'ok te lo dito, ragazzi, è la verità. Ma vi rendete conto come stiamo messi? Ma dove vogliamo andare, ragazzi? Pare davvero di stare dentro una famiglia comune. Ce l'ho i soldi per pagare la luce, aspetta, no, aspettiamo che arriva lo stipendio il 27 che non gliela facciamo. Cioè, ma vi rendete conto, ragazzi? La Lazio è gestita in questo modo penoso. Almeno altri 4-5, mi sto a tenere stretto, perché in realtà nella testa mia un team gestionale di una squadra di calcio come la Lazio ne deve avere almeno una decina di elementi, con ognuno la propria libertà di azione all'interno del proprio campo d'azione. Ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Gestione imbarazzante, gli sto a fare pure il complimento, non mi viene una parola più forte, o meglio ce l'avrei ma non è pronunciabile, ecco, così almeno mi nascondo dietro una velatura di diplomazia. Questo è tutto quello che accade in una semplice frase di Lotito, esce fuori, che lui dice con, che lui magari pronuncia con una semplicità clamorosa, esce fuori il dramma all'interno della Lazio. Per, secondo molti magari sto enfatizzando questa situazione, non io, ragazzi, non è così per me. Esce fuori il dramma nella Lazio. Ma che tristezza, regalo, posso dire che tristezza? Una tristezza enorme, oh! Che vi devo dire? Una cosa proprio di una tristezza. Perché devo sentire una società che, cioè, io voglio sentire che quando al presidente mio gli chiedono De Camata, lui deve dire: se ne sta occupando il DS, vi daremo aggiornamenti non appena avremo notizie. Quantomeno dai una parvenza di struttura nelle tue parole. Ci sono presidenti che non mettono la parola A nella gestione della squadra, che si occupano solo della gestione dei conti. Prendo un esempio, Percassi dell'Atalanta. Percassi mica mette bocca nell'operato dei Sartori. Ecco, la Lazio questo è pura utopia. Con sto padrone, con sto padre padrone, che non c'è un cacchio da fare, raga. Una situazione proprio del cavolo. Proprio del cavolo. Vi saluto, va. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Mettete un bel mi piace. Ciao a tutti.